La forza del potere sta sempre nel far sì che non soltanto vi sia un ordine dominante, ma che anche l'ordine che apparentemente lo contrasta in realtà non faccia altro che confermare in via indiretta l'ordine dominante. Si ha in questo modo una fittizia contrapposizione tra due forze, fra due orientamenti, che in realtà, a un'analisi più attenta, risultano poli in correlazione antitetico-polare, per dirla con Lukács. Poli, cioè, che fintamente si contrappongono e che in realtà segretamente e inconfessabilmente riconfermano il medesimo, in questo caso l'ordine della mondializzazione classista e reificante. Abbiamo così oggi, per un verso, i globalisti, ossia i sostenitori della mondializzazione sradicante, desovranizzante e annichilente i diritti sociali, quella che sta producendo cioè una nuova forma di globalizzazione, di riduzione dell'umanità tutta in servitù e nella creazione parallela di un'elite finanziaria ristretta che decide sovranamente in nome del proprio interesse di classe. E poi abbiamo, fintamente contrapposto a quest'ordine, quello dei nazionalismi che risorgono, i quali nazionalismi in realtà non fanno altro che riproporre l'ordine dominante. In effetti la mondializzazione, se la leggiamo controcorrente, abbandonando le logore categorie con cui solitamente viene interpretata, non è altro che il trionfo del nazionalismo. La mondializzazione è, più precisamente, la sopravvivenza di un'unica nazione, la monarchia del dollaro, che pretende di essere la sola nazione indispensabile, così nel discorso di Bill Clinton del 97, la sola nazione indispensabile che per ciò stesso accampa il diritto di neutralizzare tutte le altre, destrutturando tutti gli stati sovrani nazionali esistenti, additati preventivamente come stati canaglia, per imporre il dominio monopolare globalista americano-centrico della monarchia del dollaro stessa come unica nazione che ha il diritto a esistere. Il nazionalismo, cioè, proprio come il globalismo, destruttura l'idea di nazione. Il globalismo propone come modello il piano liscio del mercato globale come unica realtà esistente, con annessa destrutturazione di tutte le sovranità nazionali liquidate come fasciste, staliniste, premoderne. Il nazionalismo, dal canto suo, è anch'esso per sua essenza una negazione del diritto a essere nazione per tutte le altre nazioni che non siano la propria. Da questo punto di vista, lo Stato più nazionalista oggi sono esattamente gli Stati Uniti d'America, i quali sono vettori della mondializzazione capitalistica come nazionalismo che annienta tutte le altre nazioni e presenta se stessa come sola nazione indispensabile. Rispetto a questi due opposti, che fintamente si oppongono e che in realtà riconfermano diversamente l'ordine dominante del mondialismo, occorre ripartire dall'interesse nazionale. L'interesse nazionale si pone a giusta distanza e dal mondialismo e dal nazionalismo. Respinge del mondialismo la tendenza a uniformare il pianeta annullando le differenze, imponendo un unico ordine mondializzato e americano-centrico. L'interesse nazionale poi, in maniera sinergica, si oppone al nazionalismo come forma dell'individualismo pensato a livello statale, con annessa destrutturazione di tutte le altre nazioni a favore della propria. Come dicevo poc'anzi, mondialismo e nazionalismo sono le due facce della medesima medaglia. L'interesse nazionale è invece quello che riconosce il diritto di tutte le nazioni a essere tali, a esistere pienamente. La vera realtà deve essere quella di una internazionale, cioè di un rapporto internaziones, che lungi dal costituirsi come negazione delle nazioni, che sarebbe altrimenti il mondialismo, prevede invece e si fonda sull'esistenza di nazioni plurali che coesistono nello spazio mondiale, mantenendo le proprie tradizioni, le proprie lingue, i propri costumi e al tempo stesso relazionandosi pacificamente come nazioni sorelle nel riconoscimento dell'eguale appartenenza alla razza umana. La razza umana è in sé unitaria e si dà nella pluralità delle nazioni, delle culture e delle lingue. Come diceva Herder, Dio cammina nella storia manifestandosi nella pluralità dei popoli, delle lingue e delle culture. Ecco allora che l'interesse nazionale è quello che parte dalla propria realtà nazionale non per negare e offendere quelle altrui, ma semplicemente per riconoscere il diritto di ogni nazione a esistere come tale, nella pluralità di un rapporto fra una comunità di stati nazionali sovrani, democratici e fratelli. Se l'individualismo pensato a livello di Stato produce il nazionalismo, lo Stato unico che non ammette il diritto a esistere degli altri, o il globalismo come compimento del nazionalismo, il comunitarismo invece come comunità solidale degli io liberi uguali nella comunità si traspone a livello macrostatale come rapporto comunitario di Stati sovrani nazionali democratici e fratelli.
L'esatta negazione, dunque, è del globalismo e del nazionalismo. L'interesse nazionale oggi deve costituirsi sul fondamento del lavoro, dell'interesse della classe lavoratrice, della classe media borghese, unite nel riconoscimento del lavoro come valore formativo del popolo, come riconoscimento, cioè, dello spazio nazionale inteso non come strumento di offesa, secondo la logica nazionalistica tipica del Novecento e dei fascismi, bensì invece come luogo della nazione e dello sviluppo progressivo emancipativo che deve aversi all'interno dei suoi confini. La nazione dunque non come strumento di offesa e di negazione del diritto delle nazioni altrui, bensì come luogo protetto da diritti sociali, da diritti fondamentali del lavoro, garantiti dalla potenza eticizzante, per dirla con Hegel, dello Stato sovrano nazionale, tale cioè da garantire, mediante la forza irriducibile all'economia propria della politica, garantire a ogni individuo in quanto membro di quella famiglia universale, sono ancora parole di Hegel, la piena realizzazione nel quadro dello Stato nazionale sovrano. Solo riunendo, riannodando l'interesse della classe lavoratrice con l'interesse della media impresa nazionale, sarà possibile garantire il pieno sviluppo degli individui come membri della comunità, quale che sia la loro collocazione sociale, utilizzando lo Stato come potenza eticizzante che garantisce l'irriducibilità dell'individuo al mercato, la sua esistenza come membro di una comunità nella quale egli ha pieni diritti in quanto cittadino. Oggi sta sparendo la figura del cittadino a beneficio della nuova figura alienata del consumatore. Il cittadino ha diritti che gli spettano in quanto tale. Il consumatore ha diritti fin tanto che può acquistarli. La sua libertà si estende quanto il suo valore di scambio. Ha tanta libertà quanto può acquistarli. Il cittadino, invece, nel quadro dello Stato sovrano nazionale, fondato sull'interesse nazionale, ha diritti che gli competono in quanto cittadino, in quanto membro della famiglia universale che è lo Stato, e in quanto tale non possono essergli negati. Di qui occorre dunque ripartire, l'interesse nazionale, unendo cuori e menti, intelligenze e passioni, classe media borghese e classe lavoratrice. Oggi il conflitto di classe non è più borghesia proletariato. Il conflitto di classe oggi, nel mondo post 1989, è un conflitto tra un'elite finanziaria apolide e sradicante che mira a distruggere gli stati sovrani nazionali per poter così distruggere gli interessi nazionali e i diritti sociali delle classi più deboli, da una parte, e in basso a subire il conflitto, che si ridefinisce come massacro di classe oggi, abbiamo il vecchio proletariato e la vecchia classe media, entrambe sotto attacco da parte dell'elite finanziaria. Occorre riunificare il fronte degli oppressi, i quali oppressi oggi sono la classe media borghese e la classe proletaria. Di qui occorre ripartire per lottare contro la tendenza sradicante e negatrice dei diritti fondamentali propria dell'elite finanziaria. Dall'interesse nazionale dunque occorre ripartire, a distanza di sicurezza, e dal globalismo e dal nazionalismo.